Sono in molti a chiedersi che fine ha fatto. Si è parlato poco, anzi pochissimo, negli ultimi mesi della sua scomparsa. Alcuni dicono che sia fuggito a bordo di un velivolo di fortuna alla volta di Fort Kent, nel Maine, al confine con il Canada, alla ricerca di pepite d'argento. Altri affermano di averlo visto sull'Appennino tosco emiliano a fare da ghostwriter ad un giovane musicista di nome Francesco Guccini. Altri, invece, che a causa dei suoi innumerevoli problemi con la giustizia si sia unito ad una setta satanica terrapiattista in Nuova Zelanda. Alieni? Forse. Ma sì, perché no? Il mistero si infittisce. Nessuno sa dov'è e nessuno lo cerca. Quel che rimane sono le sue ultime parole. Non dimenticatemi, sorcini. Nient'altro. Quella che vedrete è l'unica e ultima intervista di Morte Cattiva. Ma siete a Trento, conoscete il buttafuori. Ma siete a Trento, avete l'auto sportiva. Ma siete a Trento, avete il no... Allora, il tutto è nato quando eri ancora nella borsa di tuo padre. Nel lontano... No, forse no. Beh, era il 99. Eravamo col mio amichetto a guardare i gruppetti su GeoCities. E c'era un gruppo rap di Bolzano, che saluto calorosamente, se sono ancora vivi, i Dead End si chiamavano, e avevano fatto una canzone molto brutta, e allora mi hanno detto, ascolta, facciamo anche noi un gruppetto in cui rappiamo fuori tempo e facciamo schifo al cazzo apposta. E allora abbiamo fatto il sitino con delle foto finte, foto di qualcun altro che non so chi fosse, e come nome abbiamo scelto Morte Cattiva perché doveva dare l'idea di uno che vuol darsi un nome minaccioso ma non ce la fa, e Panino perché Panino, e come gruppo abbiamo fatto aggettivo 7 perché articolo 31 aggettivo 7 giustamente così. E abbiamo fatto un paio di canzoni, poi era diventata quella roba che faceva nel tempo libero da sbronzi, tipo facevano questa cosa, ci palleggiavano la canzone, uno faceva la canzone mentre l'altro stava fuori su internet, poi ci invertivamo in studio e alla fine ci ascoltavano il prodotto finito. Poi l'altro ha smesso, ho continuato io da solo e eccomi qua, mentre lui dov'è adesso? Dove sei adesso? DJ Panino, dove sei? A casa, al caldo probabilmente, non con i piedi nella neve. Ma era a Roma in realtà, no, anzi no, all'inizio l'avevamo fatto a Trento, poi ci eravamo trasferiti a Roma, quindi avevamo continuato a Roma, poi io sono tornato a Trento, lui è rimasto a Roma, io sono rimasto a Trento, lui è tornato a Trento, però come dicevo prima lui non ha i piedi nella neve e io sì. Però no, è sempre stata una cosa da tempo libero, non un lavoro come adesso, che mi porta tanti soldi e soddisfazioni. Esce tutto per caso. Cioè, non parto con l'idea, io voglio questo suono qui in questa base. Esce una batteria che mi piace, la uso. Smanetto con i bassi, ah sì, questo mi piace, lo metto. Cioè, e vado avanti così, però mi piace, è la parte che mi diverte di più in realtà. Avevo fatto delle basi così belle che non ci avevo cantato, e poi ho formattato e sono andate via. Finito. No, sì, basi, belle. Beh, cazzo, ecco, di sicuro non è la voce è la cosa bella. Collaborare, beh, con DJ Panino li ho fondati, gli aggettivo 7. Ma adesso li ti fa ancora le basi? No, me le ha fatte solo per il disco quello prima, ma non è che me le ha fatte, le aveva fatte per altre cose e poi me le ha riciclate perché non sono state usate. Anche perché non avrei mai fatto un disco trap se non avessi avuto quelle basi trap lì così. No, con lui facciamo mille altre cose, cioè abbiamo altri progetti sia musicali, video. Lui è quello con cui faccio tutto quello. Lui è la persona di cui ho bisogno di avere, perché io sono molto apatico. Io sarei capace anche di stare seduto sulla poltrona a guardare la televisione spenta senza far niente, magari per 2 ore, proprio lì così. Invece lui mi trascina dentro un sacco di cose.
E io ci sguazzo proprio, sì, oh ma ti va se facciamo questa cosa? Sì, cazzo, sì, 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 io lo seguo. Capitano, allora è iniziato come presa per il culo del rap, poi è diventata roba umoristica e basta, nel senso non ormai il rap è in grado di prendersi in giro da solo, mi sembra, e non ha più bisogno di noi. Però no, detto, le prime due canzoni erano tanto per sfottere il rap, poi sono sempre state per divertimento nostro. Io poi ho continuato col rap perché non so cantare, quindi se avessi saputo cantare avrei fatto una roba alla Elio Storitese probabilmente, ma avrei dovuto anche sapere suonare, non so fare un cazzo, quindi il rap è morto qualcuno. Mi piace infilarci degli elementi, mi piace fare delle canzoni con temi disgustosi ma che facciano ridere, così poi tu ti senti in colpa. Faccio pezzi per divertire me e io ho un humor nero di merda e quindi quello faccio. A me piace ridere se quella cosa, sai che lo devi fare di nascosto dalla mamma, sai, di, oh, non si deve sapere che oh, guardo questa cosa qui. Se no poi mi annoia, cioè la comicità pulita non mi piace, ci deve essere quell'elemento e poi soprattutto per una questione di libertà di poter dire quel cazzo che vuoi in una canzone. Se tu fai una canzone rap con un certo tema, automaticamente devi essere quella cosa lì, cioè automaticamente devi essere un criminale se fai un prezzo criminale. No, insomma, sto scrivendo una canzone, non mi rompere i coglioni, se voglio scriverla su io che prendo a ginocchiate nelle gengive i bambini in gita scolastica, lo devo poter fare. Poi non è che lo faccio, non è che sto dicendo che non è divertente la cosa in sé, sto facendo una battuta, è divertente la battuta, è la stand up comedy senza lo stand up perché non farò mai un live. Però sì, insomma, a te fa ridere, no? Quindi, vedi, già siamo in due. Fatto gli ultimi live, sono scappato. A un live sono scappato a metà concerto, che era con la band, cioè quando facevamo l'Holocaust. Quell'altro proprio invece non sono. Sono arrivato fino a Milano per il live e non sono andato al live. Fine. Questo è live, live è una merda. Ultimo album bellissimo, secondo me il più bello o il secondo più bello che abbia mai fatto in tutta la mia vita. È una dura lotta, cazzo. Il mio album si chiama Un'incantevole cornucopia, disponibile su tutte le piattaforme digitali e streaming a modica cifra di, non lo so, gratis, perché Spotify è gratis. No, che cazzo di dire, è sempre la solita merda, tanto comunque sono sempre le stesse canzoni sugli stessi temi e cambio soltanto lo sfondo sotto, quindi se non avete voglia di ascoltare questo ascoltate il penultimo o anche il terzultimo, che è comunque la stessa esperienza gratificante. Mai, non ha mai iniziato ad avere una risonanza. Tu sei la prima persona che, cioè questa è la terza intervista che faccio grazie a GTO 7 e la seconda me l'hai fatta comunque tu, perché questa la stiamo rifacendo e l'abbiamo già fatta un anno e mezzo fa per la stessa cosa. Ma sinceramente io non penso di non essere andato ad un concerto dal 2002, tipo non. Penso l'ultimo evento live a cui sono stato era qualche concerto in qualche skate park. Non so niente, non so chi siano i gruppi di adesso, quei tre che conoscevo ormai hanno messo su famiglia e non li sento più. Non so niente, c'è una scena musicale, non lo so. A parte che adesso, figurati, non ci sono neanche i locali, cioè, è tutto chiuso, quindi. Allora, io mi ricordo il bellissimo Città Futura, che penso sia stato il. Allora, c'erano ai miei tempi, Città Futura, Angi, c'è stato il Soul Train per un periodo. Basta. Questo è stato, non ci sono stati altri. La Città Futura era bellissima, non mi ricordo neanche perché era. Beh, tutto chiudo per qualche stronzo. Beh, comunque. L'Angi, che poi è diventato un ristorante. Il Soul Train, che è diventato il centro dove espongono i trattori e il bestiame, dico, una volta all'anno. No, quelli erano posti belli, ci avevamo anche suonato, era stato anche divertente. Ma non li fanno più i posti così, adesso. Permessi, Città Futura era un magazzino, penso che facessero un live ogni sera, era sempre aperto, stavi lì, bevevi, ti drogavi. Insomma, però io sono fatto per fare ste coglionate qui, cioè non
può darsi anche che abbia il concettino serio, ma non riesco a spalmarlo su una canzone. Quindi magari ce lo infilo da qualche parte, le infilo queste cosettine, magari quelle tre frasi dentro lì. Però no, un'intera canzone o peggio ancora un intero disco non riuscirei a farla. A parte che poi non ho la voce brutta, non so cantare, non so fare, sarebbe anche sprecato, capito? Avere tutto questo mondo dentro. La mia vocina stonata, la mia S trentina di merda. Allora sì, perché l'amore devi sapere. Cioè dai. Disco più bello del 2020, Felix Laluno, Ablo Ladino. Io ci sono, la settimana scorsa l'ho sentito per la prima volta, pubblicità gratuita, ve lo dico col cuore, ne ho comprate due copie. Me ne sono comprate una da regalare anche, da quanto è figo. Mi piace perché non ne so, io ho il cuore nella Val di Nonna, il mio sogno è andare a vivere in Val di Nonna, perché ci passavo l'infanzia, così proprio mi piace. Poi mi dà tranquillità, dice sì, lì sei a casa, e è tutto lì il suo disco, capito? Tutti i suoni che mi piacciono, mi piace la sua voce, proprio sì, qua sono sicuro in questo disco, sta lì, tutto proprio. Me lo sento dentro come mio, non lo so. Che cazzo è? Sai perché è di una banalità sconvolgente? Che quei quattro accordi del cazzo, una canzone sembra quella dei Cake, l'altra sembra. Diciamo, cioè, è un disco facile, stavo scherzando fino alla facca. No, è vero, è bello. Bello. Due copie. Mi dice che c'è anche un libro allegato, che non vedo l'ora di leggere, non è vero. Cazzo vuoi aggiungere su Trento? Trento, non devi aggiungere cosa, devi buttarla giù e rifarla. Non è che gli manchi qualcosa, è proprio sbagliata. Via. Un giorno mi trasferirò a Mattarello e sarà tutta un'altra cosa. Comunque, l'hai sentito il disco di Oscar? È figo, è tanto bello. Sì. Proprio bello, caldo, mi piace. Proprio. Ne ho davvero comprato una. Ma sai che me ne comprate una terza, la regalo a caos. Il potere dell'odore sparsi per il mondo la mia autorità. Mi misi in culo un'autobiografia, feci fuoco e volò via e finalmente eccola qua.